Il tema è: Dio perdona, io no. Anzitutto una precisazione: Dio non perdona, è questo il fatto. Perché non perdona? Perché Dio è perdono. Perché dire che Dio perdona può supporre il fatto che ci sia un momento in cui non perdona. Invece Dio è perdona, quindi non può non perdonare. Questa già è una prima cosa. Quindi Dio non può non perdonare. Perché Dio è perdono. Come a volte si dice Dio ama. No, Dio non ama. Dio è amore, dice Giovanni. È un'altra cosa. Vuol dire che non può non essere amore. Questa è una precisazione. La definizione. Partirei da questa definizione. Il male c'è e fa male. A volte non lo diamo per scontato. Il male c'è dentro di noi e fuori di noi. Il male lo facciamo e siamo molto bravi a farlo, ci riesce abbastanza bene il fare il male, ma il male lo subiamo. Ecco, allora il perdono riguarda soprattutto il male subito. Cosa ne facciamo del male che subiamo? E questo è il grande interrogativo. Volessimo fare i fini, allora potremmo anche dire che c'è un male da gestire, cioè lo vedremo dopo magari, ma noi dobbiamo anche perdonarci il male che facciamo, non soltanto quello che subiamo, perché a volte la cosa più difficile della nostra vita è perdonarci. Quante volte non ci perdoniamo del male fatto? Ma questo sarebbe un altro discorso e meriterebbe una serata a parte, perdonarci. Ma stasera vogliamo fermarci sul perdonare il male subito, quello che gli altri ci fanno. Il male che ci fanno ci provoca una ferita, provoca dentro di noi un vuoto. Ora questo vuoto va immediatamente colmato. È come se il male che ci fanno provocasse una voragine in noi e noi non possiamo stare con questa voragine, abbiamo bisogno di tornare nella situazione precedente, il male che ci hanno fatto. Allora le strade sono due, cioè mi fanno del male, io cosa faccio? Reagisco. Allora ci sono due tipi di reazione. La prima reazione, quella naturale, la vendetta. Cioè mi fanno del male, ricevo il male, che può essere un tradimento, può essere una calunnia, può essere male fisico, può essere qualcosa anche di molto grave, e reagisco più o meno immediatamente. Soffro. Mi prende la tristezza, la collera, rimugino il male che mi fanno, e più rimugino, più cresce in me, come fosse una caffettiera o un vulcano. Ribolle qualcosa, voglio contenermi, ma a un certo punto esplodo e si passa alla vendetta. E guardate che ho alla fuga. E guardate che questa è la strategia naturale, cioè è naturale comportarsi così. Siamo animali, ci comportiamo da animali, cioè non voglio essere pessimista, facciamo parte del regno animale. Quindi come loro reagiamo se ci feriscono. Se una bestia viene ferita, la prima cosa che fa si gira e azzanna chi lo ferisce. Ma siamo così, siamo bestiali. È naturale reagire così. Ma poi noi umani siamo capaci di qualcosa ancora oltre che l'essere bestiale.
Perché se andiamo avanti per questa strategia, per la prima, questa prima reazione, se noi la coltiviamo tanto, arriveremo ad un punto che nessun animale riuscirebbe mai, a cui nessun animale riuscirebbe mai ad arrivare. E qual è? Quella di godere del male di coloro che ci hanno fatto del male. Allora a quel punto non siamo neanche più bestiali, siamo oltre la bestia, perché è bestiale reagire, è animale, è un istinto, e lo vedremo, si chiama istinto di conservazione. Ma godere del male, adesso tu che subisci il male, io ci provo gusto, perché quello che hai fatto a me adesso lo fanno a te. E ditemi, basta pensare alla nostra vita. Io penso che tutti in certi momenti della vita ci è passato di testa questo, anche nelle piccole cose, non stiamo parlando ecco, però, per dirvi che noi umani siamo ultra bestiali, riusciamo ad essere ultra bestiali, cioè andiamo oltre. Dicevo prima che la reazione vendicativa è una sorta di sistema di difesa. Ci difendiamo, semplicemente, ci rivoltiamo. La vendetta è questa. Perché ho bisogno, naturalmente, ho bisogno di colmare questa ferita, questo vuoto che tu mi hai provocato con il tuo male. La seconda reazione è l'incamminarsi lentamente per la via del perdono. E perché è importante incamminarsi per questa via del perdono? Perché ci salva dall'essere bestiali. L'unico modo per non essere animali è questo: perdonare. Io dico sempre che chi si vendica, chi vive a livello istintuale, chi si vendica è vittima due volte. La prima perché ha subito il male, il secondo, la seconda volta è vittima della vendetta che perpetra. Cioè io non posso farne a meno. Lo vedremo dopo citando un romanzo, ma io vorrei non vendicarmi a volte, ma non ce la faccio, quindi mi vendico e quindi in qualche modo sono vittima anche del mio istinto, non riesco a dominarlo. Allora capite che chi si vendica è vittima due volte, ha subito, perché se ci pensate un attimo, chi si vendica non sta meglio. No, se è un'illusione, e questa è la grande illusione della vendetta, pensare di stare meglio, ma alla fine stai peggio, quindi accumuli male su male. Allora io non partirei dal definire che cos'è il perdono, definiamo che cosa non è il perdono, perché questa è la grande domanda. Cosa vuol dire? Proprio così, cosa non è il perdono? Allora, cercheremo di definire il perdono dicendo cosa non è il perdono. Il perdono non è dimenticare. Guardate che questa è un'illusione grandissima. Pensare di perdonare perché si dimentica, balle, non è vero. A volte si dice, ma sì, mettiamoci una pietra sopra. Ma che pietra? Sapete, tu mi hai fatto del male, poi non ci vediamo più. La cosa diventa ancora più grave e più forte con quello che ti vive assieme, se ti ha fatto del male, il partner ad esempio. Comunque, mettiamo anche che non ci vediamo più. Non ci vediamo più per un anno, per 5 anni, per 15 anni.
E tutto sommato dice, tu pensi a quella persona, ma tutto sommato mi sembra di aver perdonato, io ho perdonato. Poi ti capita di rivederla, casualmente, e ti monta dentro una rabbia che è devastante. Eppure sono passati 15 anni, 20 anni, sembra ieri che tu mi hai fatto del male. Quindi perdonare non è dimenticare. Anzi, mettiamoci in testa una cosa, il perdono aiuta la memoria a guarire. Se io riesco a perdonare, posso anche permettermi di ricordare il male che mi hai fatto, ma posso continuare a guardarti in volto e non provare più dolore. Il perdono guarisce la memoria. Se non perdoni, tu avrai sempre questa memoria malata. Ogni volta che ti parleranno di lui o di lei, starai male. La rabbia ti monta, mentre il perdono aiuta la memoria a guarire. Io posso ricordare, e ricordare etimologicamente vuol dire portare nel cuore, quindi io posso anche portare nel cuore il male che mi hai fatto e non mi fa più male. Ma d'altra parte, pensateci un attimo, possiamo decidere di perdonare, ma non possiamo decidere di dimenticare. Il perdono è un atto volontario, dimenticare è involontario. Nessuno decide di dimenticare, non si può. Costringersi a dimenticare conduce a ciò che la psicologia chiama ingiunzione paradossale. Una parola forse un po' difficile, cos'è l'ingiunzione paradossale? È la proibizione di un evento che favorisce il suo insorgere. Capita a tutti, no? Pensate, un esempio, a me, pensavo al dentista, no? Tu sei dal dentista, il dentista ti fa l'anestesia, un'esperienza che ho avuto da poco, no? E mi sembra che è come se mi avesse messo chissà cosa, detto, non inghiottisca, non so se è giusto, no? Non mandi giù, perché è cattivissimo e può gonfiare la gola e può mizzica, allora io mi concentro, non inghiotto, ti fa l'anestesia e cominci a deglutire. Ma come non lo fai mai così, ma visto che ti ha detto non farlo, e tu ti concentri, non lo faccio, lo fai. Ecco, questa è gli psicologi la chiamano proprio ingiunzione paradossale. Appunto, dimenticare non si può. Non ci si decide a dimenticare, non ci si costringe. È doveroso non dimenticare, ma d'altra parte come si potrebbe perdonare ciò che si è dimenticato? Non serve più il perdono. Se mi dimentico ciò che devo perdonare, come faccio a perdonare? No? Eppure quando si parla del perdono associa immediatamente alla dimenticanza. Non è vero. Il perdono non è scusare. Il perdono non è scusare l'offensore. Il male che tu mi hai fatto rimane e per questo devi prenderti le tue responsabilità. Perché il male ha delle conseguenze, le conseguenze vanno portate. A volte si dice, io non ti perdono, perché perdonare, ditemi se non è vero, ma guarda, mi sto proprio muovendo nell'esperienza quotidiana, perché perdonare vuol dire in qualche modo scusare il male, perché se ti perdonassi è come se io scusassi il male che mi hai fatto, no, non è vero. Papa Giovanni Paolo II ha perdonato il suo attentatore, ma lo ha perdonato in carcere, è andato a trovarlo in carcere, perché quell'uomo era giusto
che portasse le conseguenze del suo atto. Perdonare non è scusare. Il perdono non è riconciliazione, non vuol dire riconciliarsi col carnefice. Almeno non immediatamente, può arrivare, ma non è detto che debba verificarsi. Perché il perdono ha a che fare sempre con una sfera interiore, il perdono è qualcosa di intimo, mentre la riconciliazione è qualcosa di esterno che gioca a livello interpersonale. Il perdono è un'operazione unilaterale. Io ti perdono, ma non è detto che tu accetti il mio perdono. E quindi non è data riconciliazione. Può darsi che la vittima non possa rivedere il volto del carnefice per anni, ma non perché non vuole, perché non ce la fa. Non ce la fa. Ed è giusto così, ma l'ha perdonato. Perdonare non vuol dire torniamo ad essere amiconi. Perdonare non vuol dire ristabilire la relazione di prima. Perdonare è tutta un'altra cosa. Vedete quanto è facile farsi delle illusioni sul perdono. Ci sono delle esperienze di persone che vorrebbero, hanno perdonato, ma vorrebbero anche rivedere il volto del carnefice. Penso a volte, io uso carnefice anche soltanto a livello familiare, un figlio che deve perdonare il padre, l'ha perdonato, vi parlo per esperienza, persone che vengono a dire io l'ho perdonato, mia madre, mio padre, ma non ce la faccio andare a casa sua, non ce la faccio, ma va benissimo. Può darsi che sarà una grazia che ti succederà l'ultimo giorno della tua vita o della sua vita, ma non è detto. Perché il perdono è una questione di cuore, anzitutto. Perdonare non significa essere deboli. Oggi viviamo nella cultura dove tutto deve essere forte, dove tutto deve essere emanazione di un potere. Allora, perdonare vorrebbe dire in questo caso, in questa cultura, in questa società, dimostrare la propria debolezza. Ma guardate che è proprio il contrario. Ci vogliono due palle così per perdonare. Bisogna essere molto forti a perdonare. E a essere vendicativi, ad essere violenti, ci riescono tutti, i bambini. I bambini sono gli esseri più vendicativi che esistono, ma poi diventano adulti e crescendo si spera che riescano a uscire da questa logica vendicativa. Nella storia, tra gli atti più grandi degli imperatori, ci stava proprio il perdono. L'imperatore che perdonava era un atto di immenso potere. Il grande perdona, il piccolo si vendica. Altro che essere deboli, è segno di grande fortezza. Possiamo dire che il perdono è un'ascesa verso la piena umanità. Si diventa umani, cioè si passa dalla bestialità all'umanità attraverso il perdono. Si passa dall'infantilismo all'età adulta attraverso il perdono. Il perdono è un processo di ascesi. Usa ascesi come cammino di ascendere verso il compimento. C'è una bellissima frase di Antonio Fogazzaro che mi siete piaciuta. Fogazzaro dice: noi non discendiamo dalle bestie, noi ascendiamo dalla bestia. Fantastico, eh? Non è vero che noi discendiamo dagli animali, noi ascendiamo dagli animali. La nostra vita è un'ascesa dall'animalità, dalla bestialità.
il perdonare è proprio segno di questo. Più perdono, più mi stacco dalla mia natura bestiale. Perdonare non vuol dire fare giustizia. Il perdono non è un sinonimo di giustizia. E qui si aprirebbe un mondo. Perché oggi, ditemi se non è vero, lo usiamo questi due termini come sinonimi. E tantomeno rende giusti, fa giustizia chi si vendica. Possiamo dire, non è il perdono, ma neanche la vendetta che fa giustizia. Perdono e giustizia non vanno confuse. Il perdono è essenzialmente lavori interiore, abbiamo detto, qualcosa di intrapsichico. La giustizia è qualcosa di esteriore, razionale, interpersonale. Il perdono riguarda i sentimenti, le emozioni, le valutazioni interiori. La giustizia è l'aspetto giuridico e istituzionale. Vi butto lì soltanto... Non lo spiego, ma ve lo lascio come provocazione. È possibile ottenere giustizia senza perdono? È possibile. È possibile arrivare a una giustizia senza il perdono. Ma cosa provochiamo? Cos'è una giustizia senza perdono? Ed è possibile anche un perdono senza giustizia. Ma che cos'è un perdono senza giustizia? Magari ci torniamo sopra, io ve le butto soltanto lì. È una serata che si intitola Animatamente. Ogni tanto provocare la nostra mente... ci fa diventare adulti, anche questo, il perdono e la mente. Ma allora chiediamoci a questo punto che cos'è la giustizia, perché noi, visto che usiamo molto spesso come sinonimi perdono e giustizia, pensiamo che, allora chiediamoci che cos'è la giustizia. Scusate. La giustizia nell'accezione comune è dare a ciascuno il suo. Si pensa comunemente che la giustizia è dare a ciascuno il suo. Tradotto, alla colpa succede la punizione, all'offesa succede il castigo. Tutto riassunto dallo slogan chi rompe paga. Abbiamo ristabilito la giustizia, no? Noi pensiamo che la giustizia sia questa: dare a ciascuno il suo, secondo il suo. E oggi più che mai ci riempiamo la bocca della parola giustizia. C'è anche l'aspetto positivo. Al merito consegue il premio. È giusto, no? È giusto. Te lo sei meritato, io ti premio. È giusto. Hai commesso una colpa, è giusto che tu paghi. Ecco, nelle cose di Dio, o se vogliamo... in un ambito di trascendenza, perché senza trascendenza si muore soffocati, nell'ambito della trascendenza le cose vanno un pochino diverso. La giustizia non è dare ciascuno il suo, sarebbe terribile, sarebbe terribile. Giustizia è dare a ciascuno secondo il suo bisogno, che è molto diverso. È molto diverso.
dare a ciascuno secondo il suo bisogno. A che pro? A che fine? Al fine di dargli vita. Allora possiamo dire che è giusto tutto ciò che tende all'umanizzazione dell'altro. È giusto quell'azione, quella parola, quel fare che porta l'altro al compimento di sé. Questa è la giustizia. Un atto è giusto quando porta a questo. È una cosa che mi viene in mente adesso, non l'avevo pensata per questo incontro, ma non vorrei mettermi su questo filone, se no non ci togliamo più. Stiamo attenti a non cadere in un grande equivoco nel quale si cade, si scade continuamente oggi in particolare, di identificare la giustizia con la legge, perché non è affatto vero. Non è detto che se si compie la legge si è nella giustizia, perché la legge è giusta soltanto quando cerca il bene dell'uomo. E voi sapete, ne siamo consapevoli, che ci sono molte leggi, anche democraticamente approvate, che non sono giuste. Ci può essere una legge ingiusta, e ce ne sono tantissime di leggi ingiuste. E quando una legge diventa ingiusta, tu hai il dovere morale di disobbedire. È giusto allora disobbedire a una legge ingiusta. Il problema è che non abbiamo più le palle oggi nella nostra democrazia di disobbedire alle leggi ingiuste. Queste cose le diceva qualche anno fa un certo Don Milani, quando ai giudici scrive che obbedire non è più una virtù. Domina. Ma dico, non voglio mettermi dentro questa, vi butto lì queste cose per dirvi come il tema del perdono è una cosa seria, una cosa molto complessa. Vedete quanti addentellati, quanti correlati che ha. Quindi è giusto tutto ciò che tende al bene dell'altro, a far crescere l'altro, a umanizzare l'altro. È giusto ciò che apre l'altro ad una pienezza, ad un avvenire. La giustizia ha sempre il sapore di futuro. Una cosa che, una legge, ad esempio, che non dà futuro, una legge che non fa crescere, una legge che non ti spalanca all'umanità, non ti fa diventare te stesso, non è giusta. È giusto solo ciò che fa sbocciare l'uomo. Per questo che il perdono è sempre creativo. Il perdono è sempre creativo. C'è molta giustizia che invece blocca l'altro, mortifica vuol dire che lo conduce alla morte l'altro. Pensiamo a Gesù, ogni volta che Gesù di Nazareth perdona qualcuno, se voi notate nel Vangelo c'è sempre scritto dopo l'episodio del perdono, cosa dice Gesù? Va, sempre, va, cioè lo spalanca al futuro, all'avvenire, preferisco parlare di avvenire che di futuro, lo spalanca all'avvenire, gli prospetta una vita nuova,
Chi riceve il perdono di Gesù comincia a rivivere. E questo il perdono giusto. Perdonare l'altro vuol dire ti do la possibilità di rinascere. Perdonare l'altro vuol dire, lo vedremo dopo, addirittura risuscitare l'altro. Allora, il peccato, che cos'è il peccato? Che cos'è la colpa? Cos'è il male commesso? Cos'è il male che ci fanno? Quando noi facciamo il male, che la tradizione cattolica l'ha chiamato peccato, quando noi facciamo, compiamo il peccato contro l'altro, contro di noi soprattutto, ma anche contro l'altro, quando facciamo il male, quando feriamo, che cos'è? È un rimpicciolimento della vita. Il peccato è semplicemente un atto che rimpicciolisce la vita, che soffoca la vita, l'esistenza. Il peccato restringe il cuore, diminuisce. Il perdono dilata, apre, dà nuove chance. È questo che fa il perdono. Il perdono è creativo perché spalanca all'avvenire. E guardate che Gesù in questo è stato un maestro straordinario. Quando Gesù perdona i peccati non scusa una persona che ha infranto la legge. Il perdono di Gesù è un ristabilire l'uomo nella sua piena integrità e riportare l'uomo alla pienezza di vita. Io penso che se volessimo imparare veramente cos'è il perdono, basta sfogliare la vita di Gesù, il Vangelo. Questo è un uomo che ha perdonato portando le persone segnate dal male a una vita in pienezza, le ha risollevate, le ha tolto il peso che le soffocava, e quando è stato su una croce ha perdonato i suoi stessi carnefici. Se si dà perdono, si dà futuro. Se si applica solo la giustizia, tu rischi di bloccare il futuro dell'altro. Per quello che vi dicevo, stiamo attenti a gridare alla giustizia. Tu con la giustizia puoi bloccare e distruggere un uomo. Per carità, se hai applicato la giustizia, hai applicato la legge, ma intanto tu hai perso un uomo. Gli antichi dicevano una cosa bellissima: sumus ius summa iniuria. Sommo diritto, grandissimo diritto, grandissima ingiuria. Dubitate sempre delle persone che applicano pedissequamente il diritto. Perché tu applicando il diritto, applicando la legge, e dimenticando il perdono, puoi distruggere un uomo. E tutto quello che noi sentiamo continuamente, quando vorremmo, chi perpetra qualche fatto anche grave, auspichiamo che sia fatta giustizia subito, invochiamo la giustizia certa, che li si butti tutti dentro al carcere e che si butti anche via la chiave. Per carità, la giustizia è stata applicata, il codice è stato applicato, ma basta. Quale futuro? Non sto facendo un discorso di buonismo, eh? Chi
è giusto che si paghi, abbiamo detto all'inizio. Ma l'umanizzazione, il futuro, abbiamo detto prima che il perdono ci salva dalla bestialità. Allora vorrei dire qualcosa sulla vendetta. Lasciamo, ecco, io vi inviterei a non pensare al perdono, alla vendetta, alla giustizia, alla legge, soltanto nei, oggi purtroppo siamo bombardati dalla cronaca. Io penso che veramente la cronaca sia un disastro. Mai come oggi siamo invasati dalla cronaca. La cronaca ci informa, ma non siamo più formati. Noi crediamo che l'informazione ci informi, per carità, ci informi, ma non ci forma. Abbiamo bisogno d'altro per essere informati. Pensiamo piuttosto alle nostre relazioni interpersonali, pensiamo al nostro partner, al vostro partner, pensate al rapporto genitori figli, pensate gli ambiti di amicizia, gli ambiti, no, non andiamo a pensare ai grandi fatti di cronaca. Abbiamo detto che la vendetta è un tipico atteggiamento bestiale, naturale, uso bestia nel senso proprio di naturale, è naturale voltarsi e immediatamente, possibilmente, azzannare. C'è solo un problema, che se ci vendichiamo non siamo liberi. La vendetta distrugge la nostra libertà. Sembra un paradosso, no? Uno dice mi vendico e finalmente sono libero. Non è vero, non è vero. Se tu cominci a pensare alla vendetta, a rimuginare giorno e notte questa idea, tu diventi schiavo di questa azione, tu non puoi più farne a meno, tu sei costretto, ci sono delle persone che sono distrutte dal pensiero della vendetta. Allora il vendicarsi veramente distrugge la nostra libertà. Citavo prima un romanzo, chi mi conosce sa che uso molto la letteratura perché penso che abbiamo bisogno di rifarci ai giganti, ecco, noi siamo nani sulle spalle dei giganti, no? Che guardano lontano. C'è un premio, non Oscar, quello dei film, quella letteratura è un premio Nobel, bravissimo. Il nome è morto da poco, García Márquez. Márquez ha scritto, non è che lo ami particolarmente, ma c'è un romanzo che ha scritto che è grandioso perché è un congegno di psicologia, è Cronaca di una morte annunciata. Non so se sicuramente qualcuno l'avrà letto, vi invito a leggerlo e penso che sia uno dei più brevi romanzi che abbia scritto Márquez. Cronaca di una morte annunciata racconta di due fratelli che devono vendicare la verginità persa della sorella, cioè la sorella è andata in moglie ad un personaggio che avrebbe risollevato anche l'aspetto economico di questa famiglia. Nella prima notte di nozze questo uomo scopre che questa donna che ha sposato non è vergine, la rimanda a casa dei fratelli, i fratelli dicono no, questo è un affronto, no? Siamo in Colombia, ecco, girate in Colombia, in Milano e Colombia, ma pensate soltanto al nostro meridione, ecco, no? Fino è stata lesa la dignità in qualche modo, no? Quindi va vendicata. E questi due fratelli fanno di tutto per cosa fanno? Decidono di uccidere quelli che presumono, che non è neanche sicuro, ma presumono che sia stato un altro personaggio, fidanzato magari anche della ragazza in precedenza, e dicono dobbiamo farlo fuori.
E cosa fanno questi due? Tutto il romanzo è incentrato su quella mattinata praticamente, perché questi due vanno a dire a tutti quelli che incontro che avrebbero ucciso questo tipo. Guardate che lo facciamo fuori, guardate che lo uccidiamo, guardate. Il problema è che nessuno dà loro retta, perché dicono che quei fratelli sono mansueti, non lo farebbero mai, che se lo dicono perché non lo fanno, non è che lo vanno... Cioè, la cosa bellissima, ossessionante di questo romanzo è questi due che passano la giornata a andare a dire a tutti che avrebbero ucciso questo personaggio. Perché? Perché sperano che qualcuno li fermi. C'è una bellissima frase, l'ho riportata qui. Clotilde Armenta, che è una negoziante, è l'unica che l'ha presa sul serio, va dal comandante a dire: guardate comandante, che questi due lo faranno fuori, quello lo faranno fuori. Il comandante dice: ma non è possibile, gli ho ritirato anche il pugnale. Ma non è per quello che a me interessa è per liberare quei due poveri ragazzi dall'orribile obbligo che gli è caduto tra capo e collo. Capite? Questa donna vuole salvare certamente questo poveraccio, ma vuole salvare innanzitutto questi due che si sentono obbligati di vendicarsi. La vendetta diventa un obbligo, diventa qualcosa che ti lega, che ti distrugge. Guardate che io ho trovato questo passo splendido, e per liberare quei due poveri ragazzi dall'orribile obbligo che gli è caduto tra capo e collo. Vendicarsi non fa star meglio. Vendicarsi peggiora solo il male che ti porti dentro e che ti hanno fatto. Solo il perdono è in grado di far vivere quei sentimenti di pace e soddisfazione che fanno realmente vivere una persona. La vendetta non conduce mai alla giustizia, ma provoca altro odio, altra violenza. Quel male che ti hanno fatto, tu con la vendetta lo moltiplichi, perché il male ridonato è un male moltiplicato. Vi ricordate Gesù quando dice: non rispondete al male con il male, ma al male con il bene, e se vi percuotono la guancia destra, porgeteli anche l'altra, nel senso che se tu rispondi al male con il male, lo moltiplichi, è un algoritmo, è qualcosa di esponenziale. Il male ridonato è un male moltiplicato, il male bloccato in sé, quello che fa Cristo sulla croce. Guai se Dio si fosse vendicato, sarebbe stata la fine. Dio lo blocca in sé. Ecco, il perdono innanzitutto è un bloccare in sé il male, permettendosi il lusso di non restituirlo moltiplicato. Questo è il perdono. Ma è questione di gente forte. Allora, adesso chiediamoci, il perdono è questione di tempo. Io bevo un attimo, sto finendo, Abbiamo detto che ci vuole una vita per poter arrivare a perdonare, non è una cosa, pensate alla cronaca, parliamo della cronaca. L'idiozia giornalistica che va da un genitore a cui hanno stuprato una figlia e gli domandano: ma lei lo perdona? Come lo perdona? Ma lei lo perdona? È un lavorio che dura una vita, è un duro lavoro. Gli psicologi lo paragonano al perdono come... lo paragonano all'elaborazione del lutto. Non si può perdonare l'offesa mentre siamo offesi.
bisogna incazzarsi tantissimo prima di perdonare. Guardate che la rabbia è necessaria al perdono. Non puoi perdonare se prima non hai buttato fuori tutta la rabbia che ti ha provocato l'altro facendoti del male. Devi arrabbiarti, devi prendere le distanze e poi comincia a elaborare il lutto, perché chi ti ha fatto del male per te è come un morto. Infatti la frase che si dice solitamente è: tu per me adesso sei morto. Si dice tantissimo nei tradimenti. Non tornare a casa, tu per me sei morto. Ma se cominci il lento cammino, la strategia del perdono, allora cominci a vivere tutta la rielaborazione del lutto. Lento, lento. Solo Gesù è riuscito a perdonare mentre lo offendeva. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. Ma come fare ad arrivare a questo? Come resistere allo spirito di vendetta? Come resistere alla tentazione della simmetria? Perché guardate che perdonare vuol dire superare la logica, la tentazione della simmetria. L'occhio per l'occhio. E vi ricordate, Gesù dice: vi è stato detto occhio per occhio, ma io vi dico, chi vi percuote, porgete anche l'altro. Già la simmetria, già l'occhio per occhio è una conquista, eh? Cioè sarebbe già una conquista riuscissimo a rispondere con l'occhio per occhio, cioè uno mi ha fatto male un occhio, io gli faccio male un occhio. Il problema oggi è che se mi fanno male un occhio io lo faccio fuori, eh? Perché oggi la logica è questa, no? Mi fanno 5, rispondo con 500. L'Antico Testamento era arrivato a questa altissima forma giuridica. L'occhio per occhio era la più alta forma giuridica ottenuta nell'Antico Testamento. Rispondere al male con il male simmetrico. Gesù dice: vai oltre. Perdonare vuol dire superare la tentazione della simmetria. Quindi è questione di tempo. Il perdono è opera di risurrezione. Abbiamo detto: l'altro che mi ha offeso è come morto. Ma in che senso è morto? Tu mi hai fatto del male, tu mi hai tradito, tu non sei quello che io ho conosciuto. È proprio morto. Cioè, quando l'altro mi fa male, l'altro, pensiamo ai rapporti di sangue, pensiamo ai rapporti di amore, di affetto, di amicizia profonda. Quando uno ti fa del male, ti cade un mondo. L'altro muore, nel senso che muore quella persona che tu hai amato, a cui ti sei legata e di cui ti sei fidata. Quindi muore quella parte. Allora cosa vuol dire perdonare? Vuol dire risuscitare. È opera di risurrezione. C'è un autore, un psicoterapeuta italiano molto in gamba, si chiama Massimo Recalcati. Recalcati dice: io credo che l'unica risurrezione di cui oggi noi mortali, cristiani, mortali, possiamo essere spettatori è il perdono. Chi perdona risuscita. Vi ricordate, c'è una parabola, Luca 15, la parabola del figlio il prodigo, quel disgraziato, quel figlio disgraziato, figlio perduto, che si infanga, che è sporco, che ha maledetto il padre, ha sperato che morisse, torna a casa e il padre cosa dice al figlio maggiore che è stato a casa? Ve lo anche ricordare perché è una delle frasi più alte del Vangelo: bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è ritornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Era morto, ma io l'ho perdonato e l'ho fatto risuscitare. Splendido.
Guardate, e questo è tutto un altro tema, non possiamo affrontarlo, ma io spero che ciascuno di voi abbia fatto o possa fare nella sua vita l'esperienza non di perdonare, ma di essere stato perdonato o di essere perdonato, perché hai l'esperienza di risuscitare. Può perdonare soltanto chi ha fatto veramente esperienza del perdono. E per questo che Gesù dice: o fai esperienza del perdono di Dio, o altrimenti tu, il fratello, non riuscirai mai a perdonarlo. Questo figlio maggiore, il pulito, il santo, il perfetto fariseo, che è stato a casa come uno schiavo, non ha mai sperimentato il perdono del padre. Voleva far fuori il fratello. Ma come? Può perdonare soltanto chi ha fatto esperienza del perdono. E mi chiedo, a livello di chiesa, a livello di ecclesiali, di comunità, cosa siamo riusciti a far passare dell'idea del perdono di Dio. Se abbiamo continuato per secoli a far passare la figura di un Dio che ti condanna, che ti cazia, che ti giudica, questa è una bestemmia, questa è una bestemmia. C'è un passo di Matteo 10 in cui si dice, Gesù dice ai discepoli: guarite gli infermi, risuscitate i morti. Ma è certo che noi non possiamo risuscitare un morto, possiamo perdonare, sì, perché perdonare è come risuscitare. Il perdono è la festa del ritrovamento. Guardate che ciò che esalta la vita, ciò che rende felice una vita è ritrovare ciò che si è perduto, non difendere ciò che si ha. Il perdono è sempre festa del ritrovamento. Io ti ho ritrovato, io ti ho amato, ti ho perduto, adesso io faccio festa perché ti ho ritrovato, ti ho ritrovata. Può far festa soltanto chi vive il perdono. Perché la gioia della vita è veramente ritrovare ciò che si è perduto, non difendere a tutti i costi ciò che si ha. Sempre Luca 15 dice: chi ha 100 pecore ne perde una, va a fare festa per ritrovare quella perduta. Questo è il perdono. C'è più gioia in una famiglia per un figlio perduto e ritrovato, per quello che sta sempre in casa. E il perdono. Perdono vuol dire ridonargli vita, perdono vuol dire ristabilire la dignità, averlo riacquistato, poterlo riabbracciare. Questa è la festa. Il perdono è opera di raccoglimento. E l'ultimo passo. E uso ancora una parabola evangelica. Vi ricordate Giovanni 8? Portano a Gesù una donna scoperta in flagrante adulterio. Quella donna, per la legge giusta, meritava la morte, la simmetria. Che poi non era neanche simmetrica, perché questa donna non ha ammazzato nessuno. Ha semplicemente amato un uomo. Visto che al tempo di Gesù i matrimoni erano concordati, finalmente questa donna ha trovato un uomo da amare, l'ha amato, adesso merita la morte. Beh, a Gesù viene presentata questa donna merita la morte, e cosa fa Gesù? Applica la legge? La giustizia? No. Si dice, si accovaccia a terra e comincia a scrivere per terra. Cosa vuol dire accovacciarsi a terra? Si raccoglie.
va verso la terra, e la terra è humus. Si raccoglie nell'intimità di sé e nell'umiltà di sé. Grandissimo insegnamento. Lì Gesù dice: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, la pietra che uccide. Il raccoglimento ci porta alla verità di noi stessi. Quando qualcuno ci fa male, quando siamo traditi, quando qualcuno ha sbagliato, quando qualcuno è caduto nei miei confronti, raccogliamoci, ricordiamo di essere semplicemente anche noi fango, anche noi fatti di creta. Siamo anche noi passibili di limiti, perché limitati. Allora è importante, quando subiamo il male, chiederci se non abbiamo mai fatto esperienza della contraddizione, se non abbiamo mai tradito le nostre grandi convinzioni. A quel punto, se facciamo verità in noi stessi, forse metteremo giù anche noi quelle pietre che avremmo voluto scagliare per giustizia contro gli altri, perché ci troviamo tutti allo stesso punto, siamo tutti fragili e tutti bisognosi di misericordia. Nella logica di Dio non c'è la giustizia, tutto sommato, perché Dio non è giusto, è sovragiusto, e la sovragiustizia prende il nome di misericordia. Chi perdona usa misericordia. Concludo con una frase bella di un grande filosofo, Ricoeur, francese: dire ti perdono significa tu vali molto più delle tue azioni. Grazie.